Era di Tacito, onestamente me l'aspettavo, era abbastanza complicata. Hai avuto qualche aiuto da parte dei professori oppure hai dovuto cavartela da sola? No, vabbè, non potevano aiutarci più di tanto, però ce l'abbiamo fatta alla fine. Per quanto riguarda il compito di italiano, quale traccia hai scelto? La traccia dell'ambito scientifico-tecnologico. Come mai questa scelta, nonostante sei di un ambito umanistico? Vabbè, mi piaceva perché trattava comunque di temi attuali che riguardano la società di oggi, quindi potevo parlarne liberamente. Soprattutto perché vivi lo sviluppo della tecnologia. Per la terza prova ti aspetti qualcosa? Qual No, 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 sorpresa. è la prova che ti spaventa di più? E Fisica. per quanto riguarda l'orale? L'orale, non lo so. Vedremo. Va bene, grazie. Speriamo bene. Ti aspettavi Tacito? Sì, un po' sì. Qual è l'argomento della versione? L'argomento della versione è gli ultimi giorni di Tiberio, quindi la morte, il fatto che lui per il suo progetto di politica volesse dissimulare quanto più possibile il fatto che stava perdendo potere. E alla fine, dall'altra parte c'era Caligola che invece premeva per sostituirlo. E alla fine, grazie a delle manovre, dei maneggi della servitù di Tiberio, alla fine questa persona veniva uccisa stesso nel suo palazzo. Secondo te qual era il livello di difficoltà di questa versione? Era abbastanza difficile in quanto il problema di Tacito è appunto il fatto che mancassero magari c'era bisogno molto di rendere la resa, in alcuni punti era difficile tenere una traduzione letterale, quindi magari c'era bisogno di un'interpretazione, forse il testo in questi punti era più oscuri, però più di tanto. Ieri compito di italiano, quale traccia hai scelto? Io il saggio breve di argomento artistico letterario, quindi il ruolo della la letteratura come esperienza di vita. Hai trovato che questa fosse la traccia più adatta a te, più prevedibile? Oppure hai pensato che magari le altre tracce erano completamente fuori dai programmi trattati e quindi hai dovuto ripiegare su questa? Diciamo un po' perché le tracce avevano questo merito di riguardare l'attualità. Oddio, ce n'erano un paio riguardanti i programmi, però magari una persona magari ci si aspettava dei temi un po' più risalenti alla, non so, alla prima guerra mondiale, invece c'era solo un riferimento alla resistenza o magari la guerra in un testo di Calvino, però i riferimenti non ce n'erano molti, quindi al di là di questo. Però comunque i temi dei saggi brevi avevano il merito di essere legati all'attualità, quindi una persona interessata a questioni del genere sarebbe stata capace di sbrigarsela in maniera soddisfacente, diciamo. Per quanto riguarda la terza prova, quali sono le materie che temi di più? Le materie scientifiche, giustamente essendo una di liceo classico, non. Hai as qualche aspettativa sugli argomenti che ti verranno proposti? No, non. Non so che cosa aspettarmi. Va bene, grazie. È stata abbastanza difficile costruire le cose, è un po' complicata. Qual è la prova che temi di più? La terza prova. Come mai? Perché sono troppe materie e ho paura di non ricordarmi tutte le risposte. Quali sono le materie che ti fanno più paura? Tutti Quelle scientifiche, dato che sto al ci classico. stanno rispondendo infatti le materie Sto al scientifiche. Per classico. quanto riguarda la prova orale, su che cosa avresti dato questa semina? Sulla moda, perché appunto ho vinto la borsa di studio in fashion design e quindi parlerò di moda. Va bene, grazie. È andata bene, cioè ce l'auguriamo più che altro. Quale traccia hai scelto ieri? Ho scelto il saggio breve, la prima tipologia, artistico-letterario. Hai scelto l'artistico-letterario perché non hai trovato le altre tracce affini alle tue esperienze, alle tue conoscenze, oppure perché ti piaceva questa? Ah, più che altro forse era quella che preferivo di più tra le tante. Per quanto riguarda la terza prova, quali sono le materie che temi di più? Sicuramente le materie esterne, quindi greco e inglese, perché non so cosa potrebbero dare come domande, mentre per quanto riguarda arte, chimica e fisica sono molto più tranquilla. Qual è l'argomento della tua tesina? L'angoscia. Come mai questo tema così? Allora, in realtà io non sapevo cosa portare all'esame, ho avuto un periodo in cui avevo questa sottospecie di ansia, perché giustamente si avvicinava sempre di più il momento in cui sarebbe venuto questo momento, e quindi diciamo che questa sottospecie di ansia ma ha scaturito in me un senso di angoscia, e quindi ho deciso, vabbè, portiamo qualcosa. In realtà avevo molte altre
cose da portare, però poi non sapevo che cosa portare, quindi è stato quello. Non era tanto difficile, tacito, insomma, la natura è abbastanza complesso, però il bene si poteva fare. Qualcuno ci ha detto che vi aspettavate Seneca, quindi com'è stata questa? Sì, ci aspettavamo Seneca, Cicerone, sono quelli che solitamente escono di più agli esami. Tacito non ci vedeva un po' di tempo, però è andata, insomma. Quale traccia hai scelto ieri? Ieri ho scelto l'analisi del testo di Calvino perché mi piaceva molto come il taglio che era stato dato alla traccia, però erano anche altre tracce molto belle, ad esempio quella su Malala era molto interessante, e anche il saggio artistico letterario sulla letteratura. La traccia di Calvino è stata criticata perché molto spesso è un autore non trattato bene nei programmi. Tu sei concorda con questa? Sì, diciamo che Calvino quasi mai si studia perché è proprio alla fine del programma dell'ultimo anno, però bisogna anche dire che questa traccia non era su Calvino, ma era sul racconto di formazione in generale, quindi alla fine si poteva fare anche senza studiare Calvino, insomma. Va bene, grazie. Tu che traccia hai scelto? No, io ho scelto il saggio breve, quindi la tipologia B, primo ambito, quindi quello artistico-letterario di cui prima parlava lei. No, è una bellissima, non è la più bella tra le varie tracce. È la traccia su Malala, giusto? No, la prima è in ambito artistico-letterario, cioè ci venivano dati vari testi rispetto alla letteratura in modo particolare e noi quindi dovevamo integrare questi con un nostro pensiero personale a riguardo, quindi la letteratura come esperienza di vita. Sei riuscita a scrivere qualcosa di personale o ti sei attenuta a ciò che hai studiato nel programma? Ho integrato entrambe le cose, inserendo sia un pensiero personale rispetto alla letteratura in genere, all'arte e soprattutto a quelli che sono gli occhi di un artista e di un lettore rispetto al mondo, a differenza di coloro che magari non leggono perché attaccati a cellulari e purtroppo alla tecnologia che sta invadendo il mondo di oggi. E ho integrato però ovviamente con i testi e ho inserito anche ho fatto un rapporto diciamo con Leopardi anche, che è un autore che mi piace moltissimo e che si poteva mettere a confronto con uno di questi testi. Per quanto riguarda la terza prova, quali sono le materie che temi di più? Ma io credo che studiando si possano affrontare tutte allo stesso modo, è una questione di studio più che altro, quindi... Ti aspetti qualche domanda in particolare? No, sinceramente no, non lo so, ripeterò tutto il programma e quindi come viene, vediamo. Qual è il tema della tua tesina? Il tema della mia tesina si intitola L'universalità dei compositori e quindi ho messo a confronto, dato che io sono il pianoforte, è una passione che ho da piccola, ho deciso di inserirla anche nell'ambito dell'esame di Stato. Quindi ho messo a confronto tutti i compositori con ogni materia, per esempio italiano, ho messo a confronto la personalità, l'intimismo di Chopin e di Leopardi, in storia ho fatto la seconda guerra mondiale nella settima di Prokofiev, poi ho analizzato i quadri di esposizione di Mussorgsky per quanto riguarda l'arte, ho inserito... guarda, ce l'ho proprio qui, ecco questo è il percorso, ho inserito il bucolico per greco, il bucolico in Teocrito e nella pastorale di Beethoven, e per latino la musica presso i greci e romani nell'istituzione oratoria di Quintiliano, e vabbè filosofia, il rapporto tra Nietzsche e Wagner, e vabbè scienza l'ho ricollegato a italiano e quindi... questo. Grazie e in bocca al lupo. Il saggio breve di ambito artistico-letterario che ho scelto si attiene molto alla mia personalità perché trattava della letteratura, della lettura anche nell'esperienza della nostra vita e io penso che sia molto importante avere tale hobby anche come la lettura. A quanto pare questa è stata la traccia più scelta, come mai secondo te le tracce di attualità classico non vengono scelte molto? Forse perché non si parla di attualità? Oh!
Ma io penso che fare un compito all'esame di maturità sia scegliere ciò che uno vuole fare davvero. L'ambito di attualità forse non interessa gli altri alunni e quindi hanno voluto fare l'ambito artistico-letterario. Qual è l'argomento della tua tesina? L'infanzia, perché penso che sia molto importante considerare anche i bambini che non hanno molto spazio al giorno d'oggi, credo. E quindi porterò di latino quintiliano perché parlava appunto della giusta di come devono essere educati i bambini, oppure criticava anche alcuni metodi di educazione, giusto? Sì, perché ad esempio ha composto un'opera in cui parlava di come doveva essere il maestro ideale, che dovrebbero leggere molti insegnanti al giorno d'oggi. Temi di più la terza prova o la prova orale? Entrambi, perché comunque penso che comunque studiare sia d'obbligo al liceo classico, però comunque studiando si può fare tutto. Ho deciso di portare la Iubris, quindi un tema prettamente classico. Come mai? È un tema che di solito non si sceglie. Lo so, mi è sempre piaciuto anche perché si collega un po' a quello che è, diciamo, il presente per quanto riguarda comunque la superbia umana, la tracotanza, per quello. Quale traccia hai scelto ieri al compito di italiano? Letteratura come esperienza di vita. Vabbè, saggio breve, sempre. È stata infatti la traccia più scelta e la domanda che sto ponendo è: non hai scelto l'attualità perché al liceo classico non si parla di attualità o perché eri più orientata verso questa traccia in base alle tue esperienze? Onestamente a me piace di più comunque scrivere il saggio breve, quindi preferivo quello, ma anche attualità non era comunque molto difficile, cioè quest'anno ci sono capitate comunque delle tracce molto fattibili. La seconda prova è stata difficile, Tacito era un autore che ti aspettavi? Sì, lo aspettavamo da anni, tutti lo aspettavano, quindi prima o poi doveva arrivare, però cioè, era abbastanza difficile, però ce l'abbiamo fatta. Avresti preferito Seneca o Cicerone? Sicuramente Cicerone, sicuro. È stata una versione un po' difficilotta, però nel contesto si poteva fare. Soprattutto nella resa era molto difficile. Però fortunatamente ce la siamo cavata, dai. Sappiamo che Tacito è uno degli autori più ostici, ti aspettavi Seneca, Cicerone? Allora, io a dire la verità mi aspettavo Seneca, ieri ho fatto una macumba e non è riuscita tanto bene, quindi... Tacito odio profondo proprio. Non è strutturale, il fatto che devi interpretare, ecco. Questo è il problema di Tacito. Poi ci sono numerosi termini omessi, quindi tu devi più o meno arrangiarti all'interno del testo. Questo lo posso mettere... Questo lo posso confermare, cioè ci sono quelli che non aiutano, però sanno anche quelli che danno una mano. Sì, ma sicuramente c'è sempre la benevolenza. Ormai 5 anni abbiamo passato insieme e credo che un legame interno ci sia, quindi ci aiutiamo. Quale traccia hai scelto ieri? Io ieri... Oddio, non mi ricordo nemmeno cosa ho mangiato, però mi ricordo che ho scelto la traccia sul mar Mediterraneo, il saggio breve, ecco. È stata una traccia abbastanza... Oddio, c'erano abbastanza documenti, quindi si poteva fare. Sì, è stata semplice, l'ho vista in maniera positiva, ecco. Tu invece che traccia hai scelto? Io il tema di argomento storico sulla resistenza. E poi me l'ero preparato il giorno prima perché ho ripetuto un po' questo periodo. Cioè non era che era proprio tanto difficile, però c'erano pochi documenti, pochissimi documenti, quindi era tutta farina del tuo sacco in un certo senso. Qual è il tema della tua tesina? Il lavoro, l'agricoltura, ecco, anche perché mi vedo molto legato a questo tema, dal momento che io vengo da Nola, Napoli sarebbe, lì l'economia è basata molto sull'agricoltura e quindi io tra i maggiori produttori, ecco, di nocciole della mia zona mi ritengo molto legato a questo tema, quindi ho portato appunto il lavoro, l'agricoltura, con una modifica riguardante il mio personaggio dei fumetti, dato che per passione, ecco, mi occupo di disegni, ritratti, opere su commissione, però sono dedico anche alla fumettistica, quindi ho inserito il Miniello, un personaggio dei miei fumetti, che è un po' una contraddizione di tutto, quindi se parlo di lavoro il Miniello è un nulla facente, un cavernicolo che non ama molto, ecco, queste cose, quindi ho inserito per sdrammatizzare un po' le cose. Ti sei ricollegato anche all'attualità e alla Terra dei Fuochi? Sicuramente sì, ma soprattutto anche alla disoccupazione,
che è un problema che affligge molto la nostra società, quindi mi sono sentito anche di utilizzare questo tema a scopo anche polemico. Quindi uno si sente, ecco, di lottare contro questa disoccupazione che affligge la nostra società odierna, nonché i giovani. Va bene, grazie. Ma speriamo bene, cioè Tacito ce l'aspettavamo comunque come autore, infatti no, ce l'avamo preparati su Tacito e non era tanto difficile come versione, però in alcuni punti comunque diciamo ci siamo bloccati. Però in un primo momento sembrava molto semplice rispetto allo stile solito di Tacito. In effetti non era molto difficile, solo insomma qualche punto da rendere un po', però tutto sommato pensiamo sia andata bene, speriamo bene insomma. Ci hanno detto che c'erano molti termini sottointesi, tu hai trovato difficoltà di individuarli? Diciamo che la maggior parte dei termini sottintesi erano verbo essere, che è solito dello stile di Tacito, quindi da un lato un po' poteva essere intuito come traduzione, dall'altro poteva trarre in inganno. Esatto, esatto, però tutto sommato speriamo bene. Ieri che traccia hai scelto? Ieri ho scelto la traccia di ambito scientifico-tecnologico, quindi su internet, i cellulari, però c'erano diverse tracce che mi piacevano, ho scelto quella perché mi sentivo più, diciamo, a mio agio nell'affrontare quell'argomento, in quanto potevo utilizzare più argomentazioni. Avevi dato uno sguardo alle tracce dell'anno passato? Sinceramente no, non avevo dato tanto uno sguardo alle tracce dell'anno scorso di italiano, più che altro quelle di latino. Era più preoccupante il compito di latino che quello di italiano, per questo abbiamo guardato soltanto quelle di latino. Va bene, grazie. Voi ragazze, quale traccia avete scelto ieri? Io ho scelto il tema di ordine generale, quindi quello su Malala e il diritto all'istruzione. Era una traccia che mi rispecchiava molto, quindi mi ci sentivo molto bene all'interno, mi sentivo a mio agio e poi in generale preferisco una traccia che dia ampio spazio alla mia espressività, anche perché mi piace molto scrivere e per questo ho scelto la traccia di ordine generale, anche perché invece nel saggio breve o nell'analisi si è molto vincolati e quindi ho scelto il tema di ordine generale, anche perché era un argomento che mi piaceva molto. Lo avevate già trattato in classe? No, cioè in classe negli anni passati avevamo parlato dell'attentato a Malala con la professoressa di religione, però in effetti non l'avevamo trattato fino in fondo. Io per una mia conoscenza, proprio perché sono andata a preparare per un concorso mio, avevo trattato un po' il tema della cultura e appunto quello che aveva fatto Malala appunto per difendere il diritto all'istruzione. Va bene, grazie. Qual è l'argomento della tua tesina? La madre. Come l'hai collegato tra le varie discipline? Allora, ho collegato con Tacito in latino, con il classico Sofocle in greco, poi in Freud in filosofia e di storia il contesto storico di Freud e le materie scientifiche a parte, perché niente. Temi la terza prova? Temi la terza prova, allora ci aspettiamo greco, sicuramente greco, fisica, filosofia. Speriamo autori facili, non autori difficili, e inglese, però non sappiamo gli autori. Ci siamo andata bene, comunque l'abbiamo superata nel migliore dei modi, sì. Ti aspettavi Tacito? No, cioè speravo di no, perché Tacito è il più difficile alla fine, però l'abbiamo fatta, speriamo bene. Su quali autori ti eri preparata? Cicerone tutta la vita, Seneca anche, però Tacito è veramente difficile da tradurre, però vabbè, difficile, il più difficile, quindi peggio non ci poteva capitare. Ieri che traccia hai scelto? L'analisi del testo, perché penso sia, cioè non era molto un'analisi del testo, ma era più un saggio breve guidato, quindi era molto più semplice, parlava su, cioè, questi bambini che entrano nel mondo adulto a causa di situazioni difficili, quindi era abbastanza interessante. Come tu che traccia hai scelto? Io ho scelto la letteratura come vita, perché essendo del liceo classico comunque mi piaceva di più come tema questo.
Trovavi che le altre tracce non fossero attinenti alla tua personalità o semplicemente non erano state trattate in classe? No, vabbè, alla fine erano tutte abbastanza semplici, cioè non c'era nessuna traccia un po' più difficile delle altre, c'era qualcosa da dire su tutte, però l'analisi del testo mi piaceva di più, poi anche il percorso di studio, Rosso Malpelo, Oliver Twist, tutte cose che noi abbiamo trattato erano attinenti. Arriverà fra poco la temutissima terza prova. Quali sono le domande che secondo te verranno proposte dalla tua commissione e soprattutto quali sono le materie che temi di più? Allora, secondo me la materia più temuta almeno in classe nostra è fisica, perché non siamo molto ferrati con le materie scientifiche, però vabbè, speriamo un aiuto divino. E poi altre materie, non so, greco, perché il programma è molto vasto, speriamo di cavarcela in un modo o nell'altro. Ieri io ho l'ambito storico-politico, quella sul Mediterraneo. Sei il secondo che ci dice di aver scelto questa traccia, come mai? Mi hanno detto, vabbè, la vita sono sempre il primo, ha detto lui. Comunque sì, era, secondo me, se non è informato, era una traccia che non potevi svolgere, perché comunque richiedono delle conoscenze storico-politiche essenziali per appunto dare senso al tema. Lui è anche il presidente del comitato della scuola. Tu che traccia hai scelto? Io l'ambito socio-economico, sempre il saggio breve, anche io. Quella sull'uomo del XXI secolo, insomma, era una traccia abbastanza fattibile, soltanto soprattutto attenendosi a quelli che erano i documenti che erano forniti, insomma, si poteva svolgere tranquillamente. Rispetto a quella storico-politica, forse necessità di meno conoscenze pregresse, diciamo, per poter essere svolta, quindi è andata bene, sì. Tu invece che traccia hai scelto? Ho scelto l'ambito artistico-letterario, sull'importanza della letteratura per l'uomo, e no, mi è piaciuto molto perché ho potuto esprimere al meglio il mio io. Sono stati argomenti che avete trattato in classe? Sì, abbiamo fatto anche un saggio breve sull'importanza della poesia, quindi è stato molto verosimile e non è stato difficile comunque svolgere il tema. Sì, le tracce quest'anno erano abbastanza fattibili, penso che ognuno di noi sia riuscito a fare il compito, visto che siamo in liceo classico, quindi siamo pronti per questo compito. Per quanto riguarda la seconda prova, ci hanno detto che Tacito è un autore ostico. Il più ostico. Ve lo aspettavate? Sì, infatti già facevamo delle preghiere ieri, però purtroppo il Signore non ci ha ascoltato questa volta, non fa niente. Temi la terza prova? Moltissimo, decisamente, penso sia la prova più temuta da tutti, insomma vanno preparate troppe materie contemporaneamente e siamo anche un po' tutti in ritardo con lo studio, si spera di andare bene, però insomma è la prova più temuta sicuramente. Qual è l'argomento della tua tesina? La scelta, le scelte che hanno cambiato l'ambito letterario, scientifico e la storia, partendo da Pirandello perché l'ho incentrata su di lui e appunto le scelte dei suoi personaggi nei suoi romanzi, per fare comunque un tema nuovo, originale, non le solite cose che si fanno. Sei riuscita a ricollegarti all'attualità? Così e così, nel senso mi sono incentrata soprattutto sul Novecento, però comunque in greco e in latino faccio molti riferimenti alla realtà attuale. Che traccia hai scelto? Ieri ci hai detto la traccia artistica. Qual era la traccia che avresti scelto se non ci fosse stata questa? Penso all'ambito tecnico-scientifico, perché comunque la connettività, i social network, i telefoni, la tecnologia stanno affliggendo la nostra società in positivo e in negativo, e infatti ero molto indecisa, ho deciso dopo un'ora, solo che poi dopo 5 anni di liceo classico, l'artistico letterario non potevo non farlo sulla letteratura. Hai avuto modo di dare uno sguardo alle prove d'esame precedenti a quest'anno? Sì, e devo dire che rispetto a quella di italiano le nostre tracce erano le più belle. E mentre latino, Tacito, vabbè, è uscito e basta. Sempre meglio di greco? Sì, assolutamente. Qual è l'argomento della tua tesina? L'argomento della mia tesina è odio gli indifferenti. Si basa un po' appunto... Moravia? No, porto Antonio Gramsci. Infatti odio gli indifferenti è il titolo di un saggio di Antonio Gramsci. E appunto non si spiegava come la gente non parteggiasse al tempo dell'epoca fascista. Quindi si incentra soprattutto sull'impegno politico, visto che in Italia manca ultimamente.